Questo programma è presentato da CMI Noleggio a Sedico. Centro Consorzi si occupa anche del futuro, siamo nell'industria 4.0, nuove tecnologie, nuove capacità, nuova creatività e nuove persone. Per questo all'interno del Centro Consorzi è stato creato il Fab Lab, il cui coordinatore è Michele Verdolini, che ci parlerà un po' di tutte le iniziative che vengono fatte al loro interno. Benvenuti in Fab Lab Belluno. Questo è un luogo creativo e digitale, aperto, libero e condiviso. È un luogo che si sostiene grazie al supporto di Centro Consorzi, Cultura Comset, all'Associazione Fab Lab Dolomiti e da EPTA. È un luogo che abbiamo costruito 2 anni fa per far sì che le persone si possano incontrare e condividere le loro competenze per costruire qualcosa di più complesso. Ad esempio, una persona che sa di elettronica può incontrare una persona che sa di meccanica ed insieme possono costruire robotica e automazione. È un luogo che è aperto il sabato pomeriggio alle 3:30, facciamo l'open day tutte le settimane, un luogo proprio aperto dove potete venire a testare, a osservare, a curiosare per mettervi in gioco. Naturalmente, per riuscire a realizzare le vostre idee è necessario poter usufruire di alcune tecnologie molto sofisticate che però qui sono messe a disposizione di tutti. Ad esempio la stampante 3D, computer con elevate prestazioni di calcolo per fare modellazione e disegno. Abbiamo un taglio laser, un banco per poter testare le proprie idee prototipali sull'elettronica con tutti i circuiti e le schede necessarie. Abbiamo stampanti 3D a resina e a laser insieme a una termoformatrice e un taglio vinilico. CMI, il vero centro noleggio in provincia, e OSMI, Officina Assistenza Tecnica Macchine Industriali a Sedico, vi aspettano per scoprire i nuovi modelli della gamma Caterpillar e le novità inserite in flotta noleggio. CMI e OSMI, partner del tuo successo. www.cminoleggio.it. Presenti a ricostruire. Dicevamo della tecnologia al servizio di chi ha delle idee. Ad esempio, abbiamo potuto scansionare questo busto che in originale è stato restaurato e la sua modellazione 3D poi l'abbiamo portata all'interno di una stampante. Portando all'interno questo modello, la stampante lascerà il filamento colato strato per strato fino alla realizzazione dell'oggetto finito. Questo qui può essere realizzato in qualsiasi dimensione. Appena venite al Fab Lab avete la possibilità di cominciare già a fare qualcosa. Ad esempio, vi daremo a disposizione delle schedine come questa, che si chiamano Arduino, con le quali possiamo lanciare dei primi programmi. Vi presentiamo adesso il taglio laser. È una tecnologia che ci permette di riuscire ad incidere e a tagliare del materiale organico. Ad esempio, siamo riusciti a tagliare ed incidere delle piccole piastre di plexiglass oppure fare delle piccole lavorazioni in legno. Abbiamo visto alcune tecnologie in uso, però facciamo una piccola carrellata di che cosa abbiamo già realizzato. Ad esempio, abbiamo sviluppato uno stereo Wi-Fi comandato da monitor LCD tramite Raspberry, oppure delle macchine telecomandate stampate completamente con la stampante 3D che hanno un cavallo di potenza. Abbiamo in dotazione anche una termoformatrice che ci permette di ricavare da un oggetto tridimensionale, un oggetto fisico, delle copie attraverso termoformatura, quindi scaldando questo materiale e termoformando l'oggetto da noi desiderato. In questo momento abbiamo appena lanciato un corso droni per acquisire la patente e poter diventare pilota abilitato ENAC. Qui potrebbe sembrare tutto apparentemente caotico, eppure è solo creatività in atto.
è quella creatività che ci serve per poter mantenere i talenti nel nostro territorio. Questo programma è stato presentato da CMI Noleggio a Sedico.